Benvenuti. Ci sono cose nella scienza che si sviluppano a velocità incredibilmente elevata ed altre a velocità incredibilmente lenta. Qualche esempio. Negli anni 60, quando entrarono in funzione le prime centrali a fissione nucleare, l'attesa era molto ottimistica per la realizzazione di centrali a fusione nucleare. Tra una ventina d'anni le avremo, si diceva. Beh, oggi sono passati 40 anni e si dice forse fra 20 o 30 anni. Come si sa, questo tipo di reattori potrebbe veramente creare una svolta nell'affrontare il problema energetico, perché produrrebbe energia sostanzialmente pulita con un carburante quasi illimitato, che è il deuterio, che si trova nell'acqua del mare. Un caso inverso è quello dell'ingegneria genetica. Quando cominciai a fare documentari di scienza, alla fine degli anni 60, la mappatura del DNA e la modificazione mirata dei geni sembrava una cosa teoricamente possibile, ma estremamente complessa e molto lontana nel futuro. Oggi è una realtà. La stessa cosa vale per i computer. Si racconta che sempre negli anni 60 il presidente della più grande azienda che costruiva computer riteneva che mai si sarebbero potuti diffondere a uso personale perché erano troppo voluminosi, troppo costosi. Quindi solo le industrie, i militari e le università sarebbero stati i clienti. Oggi sappiamo che i personal computer sono ovunque. La gente viaggia persino col computerino in treno o in aereo. Questa puntata racconterà appunto l'avventura del computer, la storia del suo rapido sviluppo dovuta a una serie di invenzioni, ma mostrerà anche quante e quali applicazioni hanno oggi i computer in ogni campo. La microelettronica, ha detto qualcuno, è come l'acqua che entra dappertutto. Ed è vero, basta guardare questo filmato per rendersene conto. Questi monaci seguono ancora gli insegnamenti di un saggio che camminava a piedi nudi, vissuto 2500 anni fa. I monaci del monastero di Sirmi, nel sud dell'India, vanno alla ricerca dell'illuminazione rispettando una tradizione secolare. Ma c'è stato qualche piccolo cambiamento. Oggi i monaci di Sirmi sono online. Quando i cinesi invasero il Tibet nel 1959, distrussero 5.000 monasteri buddisti e un numero sterminato di opere sacre tramandate nel corso dei secoli. I monaci che riuscirono a fuggire si stabilirono in India, portando con sé solamente quello che avevano imparato a memoria. Per prima cosa si misero a riscrivere i libri perduti. E fu una cosa utile nei primi 5 anni. Circolavano solo quei libri all'inizio. I monaci scrivevano quello che ricordavano. Qualche decennio dopo, Michael Roach, monaco buddista del New Jersey, ha portato i computer a Sirmi e ha dato vita all'Asian Classics Input Project. Stiamo cercando di preservare i libri che sono stati distrutti in Tibet. Si tratta di una letteratura molto vasta, centinaia di migliaia di volumi che stiamo cercando di recuperare. Se riusciamo a scriverli, poi li salviamo su CD-ROM per evitare che vengano cancellati. Se dovesse esserci una guerra nucleare, le interferenze magnetiche non riusciranno a cancellare il CD. È un sistema di conservazione sicuro. Dopo aver digitato milioni di tasti, i monaci di Sirmi hanno trasferito i loro ricordi dalla memoria alle reti elettroniche, che abbracciano il mondo intero.
i religiosi hanno messo la tecnologia informatica al servizio di un'antica filosofia. In questo momento, testi sacri, operazioni agli sportelli bancomat, pornografia e milioni di email viaggiano frenetici nel web. Stiamo vivendo una rivoluzione eccezionale quanto quella creata da Gutenberg e dal suo torchio da stampa. Dall'era industriale siamo passati a quella informatica. E tutto ciò è avvenuto grazie al computer. Sono strumenti, nient'altro che strumenti come tanti altri, tipo i martelli e i cacciaviti o i trapani elettrici e da ultimo i calcolatori. Sono strumenti a nostra disposizione che ci permettono di fare le cose che dobbiamo fare. La cosa singolare è il fatto che è uno strumento diffuso ovunque. Quasi non facciamo più caso ai computer. L'auto che guido ha varie decine di microprocessori all'interno. E tutte le auto nuove ne sono provviste. Avete presente l'ABS, il sistema antibloccaggio dei freni delle vostre auto? Anche lì c'è un processore. Modula automaticamente la pressione della frenata e fa meglio di quello che faremo noi. Così quando la strada è bagnata ci fermiamo e non slittiamo. Dovunque ci siano informazioni, c'è lavoro per i computer. Tutti siamo coinvolti. I computer gestiscono la nostra vita. Hanno trasformato i luoghi di lavoro, rivoluzionato la nostra economia, ridefinito la medicina e aggiunto nuove dimensioni a qualsiasi cosa, dalla scienza all'intrattenimento. Preparati per la partita della tua vita. Ma al di là di qualsiasi cosa abbiano immaginato gli specialisti di animazione al computer, oggi viviamo in un mondo dove i computer dettano legge. Un classico esempio è il pilota di caccia. La sua vita e forse la sicurezza della nazione dipendono da una manciata di chip di computer. Presso la base aeronautica di Langley, i piloti di caccia definiscono questa interazione uomo-macchina fly-by-wire. Questo sistema di controllo si rivela fondamentale per chi svolge questo lavoro, dove un'informazione sbagliata può spesso risultare fatale. Il sistema fly-by-wire è un sistema di controllo computerizzato. Con questo sistema è possibile gestire un aereo in condizioni di grande instabilità. Un pilota da solo non ce la farebbe. Il computer gestisce una straordinaria quantità di dati in un solo secondo, cosa che un uomo non può fare. Il pilota dà un comando, voglio virare a sinistra. Il computer riceve il comando ed elabora i dati per fornire al pilota il migliore assetto di volo per la virata a sinistra. Il computer decide la cosa migliore da fare e la fa. Un altro computer è responsabile delle informazioni visualizzate sul parabrezza dell'aereo. Questo tipo di display in inglese si chiama HUD, Head Up Display, letteralmente visore a testa alta. Si tratta di un display che permette al pilota di concentrarsi sul bersaglio esterno senza perdere di vista i dati di volo. E infatti il pilota non deve più distogliere lo sguardo per osservare il quadro strumenti. Il computer fa tutti i calcoli del caso e aggiorna le informazioni di continuo sullo schermo del HUD. Il pilota guarda fuori, ma non perde di vista i dati. Ritiro i miei dubbi. Torniamo a volare. La complessa interazione inizia a terra con un simulatore di volo. È qui che il pilota impara a fare affidamento sui computer per sopravvivere.
01, livello emergenza. Ovest. 20 miglia, 1500. Vario. Sim 1. Fox 3, 270. Sim 1 ostile, 270. 20 miglia, ci sei. D'accordo, bersaglio 095, 40 miglia. Questa straordinaria varietà di applicazioni fa sembrare inadeguata la parola computer. Ma in sostanza il computer è questo. Un calcolatore straordinariamente veloce. Lavora riducendo qualsiasi cosa a numeri. Non è così misterioso come sembra. Il tempo, come la lancetta dei secondi di un orologio a muro, scorre attraverso un'infinità di attimi. Un orologio digitale ci dice che il tempo salta da un secondo all'altro e non c'è niente tra un numero e l'altro. L'orologio a muro è un orologio analogico. L'orologio digitale è un orologio digitale, per l'appunto. Un computer sta all'informazione come un orologio digitale sta al tempo. Scompone tutto in parti separate e trasforma ogni singola parte in un numero. Le immagini vengono trasformate in piccoli mattoni di luce. Ciascun mattone ha un posto all'interno di una cornice che è espressa da un numero. E ciascun mattone ha un colore che è descritto da quantità numeriche di rosso, verde e blu. I corni dei monaci tibetani producono suoni espressi da una serie di frequenze che cambiano istante per istante. Sia il suono che le immagini vengono trasformati in numeri, cioè digitalizzati. E quando sono digitalizzati, le macchine hanno qualcosa su cui lavorare. I primi esempi di strumenti di calcolo risalgono forse all'antica Babilonia, dove dalle pietre che rappresentavano numeri si passò ad un sistema in cui rappresentavano dei valori. Magari una pietra bianca ne valeva 10 grigie e una pietra opalescente ne valeva 10 bianche. L'abaco, uno strumento di calcolo di 5.000 anni fa, viene considerato la versione più antica del computer digitale. Nel secondo secolo l'abaco veniva impiegato in tutto il Medio Oriente e la Cina, dove viene utilizzato ancora oggi. È stata davvero la prima macchina per svolgere operazioni matematiche. È curioso che la parola calcolo significhi pietruzza. E questo spiega perché quando si dice che qualcuno ha dei calcoli ai reni o alla cistifellea è perché ha delle pietruzze in quei condotti. Il calcolo con le palline, come veniva detto nel documentario, è ancora usato in certi paesi dell'Oriente. E chi ha avuto occasione di vedere dei piccoli commercianti usare l'abaco, beh, sarà rimasto veramente stupito della rapidità con cui vengono fatti i conti. Le guide su cui scorrono queste pietruzze, queste palline, rappresentano le unità, le decine, le centinaia e così via. E spostando due palline si possono sommare anche i milioni. Sin dall'antichità l'abaco, per così dire, rappresentava un sistema di calcolo digitale molto precoce. Qualche secolo dopo, il calcolo entra nel dibattito filosofico come parte integrante della logica. Nel XVII secolo, il metodo di calcolo basato sul binomio sì-no venne applicato alla matematica utilizzando serie di 0 e di 1. È il sistema numerico binario o codice binario. Nel calcolo binario ci si sposta di una posizione a sinistra ogni volta che si arriva ad un multiplo di 2. 1 è 1, ma 2 è 1, 0. 3 è 1, 1, ma 4 è un altro multiplo di 2. Quindi scala un posto a sinistra ed è 1, 0, 0. E così via per 5, 6, 7, 8. Per fortuna non è necessario tenere a mente tutte queste informazioni in modo simultaneo. Basti sapere che qualsiasi numero può essere scritto come una stringa di 0 e di 1.
Nei primi computer il problema era come riuscire a rappresentare le informazioni e alla fine si scelse il codice binario perché era il più semplice. In pratica, con il codice binario, qualsiasi cosa può venire espressa come una combinazione di 0 e di 1. È un meccanismo semplice che assomiglia a un interruttore. È acceso o spento? C'è un segnale elettrico oppure non c'è? Ci sono più 5 volts o meno 5 volts? Se immaginassimo di esaminare l'interno di un computer con una sonda miniaturizzata, vi troveremmo immagazzinate tante serie di 1 e di 0. E tutto funziona con quest'ordine, cioè più 5 volt, meno 5 volt, più, meno, più, meno. Questa è una cosa molto semplice da fare per un computer, ma quando a funzionare è tutto l'insieme degli interruttori, si possono fare cose molto complesse. I numeri binari sono rimasti poco più di una curiosità matematica finché non abbiamo iniziato a fabbricare i calcolatori elettrici. Immaginiamo un'insegna con tante lampadine, ciascuna delle quali collegata ad un interruttore. Se accendiamo la combinazione giusta di lampadine, riusciremo a scrivere il nostro nome. Il computer lo fa immagazzinando degli 0 e degli 1, o bit. Partendo dalla combinazione giusta, un computer può rappresentare quasi qualsiasi cosa in termini di calcolo. Una volta che qualcosa entra in un computer, scordiamoci che è rossa o blu, o che è un uomo che grida e sussurra. Si parla solo di acceso, spento. I primi computer utilizzavano degli interruttori meccanici. Ma i ricercatori passarono alle valvole termoioniche, che svolgevano lo stesso compito, ma in modo più veloce. Una valvola veicola la corrente a condizione che stia ricevendo un segnale di controllo. Quando il segnale si interrompe, la corrente elettrica si interrompe. Quando gli elettroni scorrono, la valvola è un 1 binario. Quando la corrente si interrompe, è 1 0. Poi venne il transistor. Un pezzettino di silicio che da materiale isolante può trasformarsi in conduttore di corrente. In un lampo di creatività, i ricercatori battezzarono questi nuovi materiali semiconduttori. L'invenzione rivoluzionò e miniaturizzò il mondo dei computer. Ora, gli interruttori potevano essere microscopici, più veloci e più affidabili. Dunque, un computer è una macchina composta da una serie di transistor identici che fanno tutti la stessa cosa semplice, lavorando all'unisono. Ma i transistor si controllano a vicenda. Usando soltanto 0 e 1 per immagazzinare ed elaborare le informazioni e i dati, i computer sono molto bravi, per così dire, nel controllare anche gli errori. Infatti è possibile creare un vasto assortimento di codici per correggere gli sbagli. Per esempio, se si invia una parola, ovviamente composta nel linguaggio del computer di serie di 0 e di 1, possiamo calcolare che la somma di tutti gli 1 in quella determinata parola è un numero pari. Allora, insieme alla parola si invia perciò anche questa informazione, cioè la somma di tutti gli 1 è un numero pari. Il computer che riceve la parola può così controllare anche la somma degli 1 e se il conto non torna, la parola è sbagliata e la trasmissione non è avvenuta in modo corretto. E quindi il computer ricevente può chiedere di rinviare la parola finché non torna il conto. E questo è solo uno dei possibili modi per controllare. Gli stessi chip fanno rispettare la disciplina nei ranghi. E questa è la differenza fondamentale tra l'informazione analogica e quella digitale. Questo ci permette di avere un mezzo di trasmissione infallibile, una cosa mai vista.
Se registriamo un nastro e ne facciamo delle copie e poi facciamo le copie delle copie, la qualità ne risentirà. Nel mondo digitale, grazie ai codici di correzione degli errori e a come si memorizza l'informazione, è sempre o 0 o 1. Le cose restano sempre quelle che erano in origine. Non c'è deterioramento. Questo significa che la nostra copia di backup del programma è una copia esatta dell'originale. E quindi le scritture sacre salvate sui dischi dei monaci sono duplicati esatti. E significa anche che il computer della banca può richiamare il nostro saldo ogni volta che ritiriamo soldi da un bancomat. I computer ci possono avvicinare agli insegnamenti del Buddha o protestarci un assegno, tutto in pochi istanti. Dalla metà degli anni 90, i computer hanno invaso i luoghi di lavoro e le case in molti paesi avanzati e anche in via di sviluppo. Termini un tempo riservati agli studiosi di informatica, ormai permeano il linguaggio quotidiano. Ma la felicità è un nuovo programma? L'autostrada dell'informazione è la panacea di tutti i mali? Esaminando i computer con maggiore attenzione, possiamo avere un quadro più chiaro della situazione. Non esiste alcun mistero. Non sono creature intelligenti. Prendiamo una fabbrica e pensiamo al suo funzionamento. Non c'è niente di misterioso. Ci sono migliaia di fasi intermedie. La lavorazione passa attraverso una serie di stadi e alla fine la fabbrica ha prodotto un'auto. Al posto degli operai, il computer ha milioni di transistor che eseguono il lavoro. Sono collegati microscopiche catene di montaggio all'interno di chip di silicio e fabbricano dati. Il chip è il cervello del computer, collega tutti i suoi componenti, i drive dei dischi, la RAM, la ROM e tante altre cose, come la tastiera e il mouse. Il chip è il cuore, è il cervello che controlla tutto il resto. Il mondo all'interno di un computer ci appare infinitamente piccolo, ma le funzioni sono abbastanza semplici. Un computer ha bisogno di un sistema per connettersi al mondo esterno, tastiera e mouse per l'input e lo schermo per l'output. Ha bisogno di un cervello, un'unità centrale di elaborazione per le operazioni di base come le addizioni e le sottrazioni. Ha bisogno di una serie di istruzioni variabili che dicano all'unità di elaborazione che cosa fare. E ha bisogno di un sistema per ricordare tutto quello che accade. Tutte queste unità lavorano insieme ogni volta che avviamo il nostro computer. Quando prendiamo un tasto, immaginiamo che sotto la tastiera ci sia una specie di reticolato di strade non collegate tra loro. Possiamo collegarle solo premendo i tasti. A quel punto attiviamo una connessione elettrica. Il computer identifica con precisione il punto della connessione, che magari è la lettera P o la Q o un'altra lettera. La connessione elettrica o segnale viene trasmessa come bit al chip della ROM BIOS, cioè memoria di sola lettura, sistema di base input-output. Il BIOS traduce i tasti digitati in istruzioni che una macchina possa capire. All'interno vi è una tabella predisposta che abbina i voltaggi a lettere e simboli e assegna un codice binario. Quindi la P viene trasmessa all'unità centrale di elaborazione, o CPU in inglese. La CPU dirige e controlla ogni attività del computer. Nella maggior parte dei PC è costituita da un singolo chip di silicio. Tra i suoi compiti c'è quello di mostrare le lettere sullo schermo. E lo fa eseguendo un mini programma dalla RAM, la Random Access Memory, l'area che immagazzina temporaneamente le istruzioni. Questo programma traduce i numeri binari in lettere, simboli e immagini, eseguendo il lavoro per cui abbiamo acquistato il computer. Il compito di programmare il software è ciò che dà l'anima a questa macchina. È ciò che riesce a sfruttare le sue potenzialità. Immaginiamo un enorme libretto delle istruzioni. In una delle pagine c'è scritto che cosa fare quando viene premuto un tasto. E quando viene premuto, boom, si attiva l'istruzione relativa a questo evento. E tra le varie reazioni c'è quella di far apparire la lettera sullo schermo. Tra le altre istruzioni c'è quella di salvare il dato in memoria, perché vogliamo ricordare l'azione svolta.
Un computer ha due tipi di memoria, la RAM e la ROM. Le istruzioni nel chip del BIOS sono un esempio di memoria permanente. Sono incorporate nell'hardware e lì rimangono anche dopo lo spegnimento della macchina. Pensiamo alla ROM come alle lettere incise su una pietra e pensiamo alla RAM come a parole scritte sulla lavagna. Quando abbiamo finito di scrivere sulla lavagna, cancelliamo. Le informazioni operative vanno nella RAM. Vengono immagazzinate sotto forma di cariche elettriche in minuscole celle di memoria che conservano le informazioni solo quando il computer è acceso. Quando il computer viene spento, scatta un'immediata amnesia. Le migliaia di istruzioni di un programma di videoscrittura vengono caricate nella RAM. Vengono caricate da varie forme di supporto esterno sul disco rigido. Nessun mistero, si tratta solo di registrazioni magnetiche delle istruzioni di un programma. Sono funzioni della CPU anche operazioni più complesse come l'addizione, la sottrazione e il confronto dei dati. L'unità aritmetica e logica è alloggiata all'interno della CPU ed è responsabile delle operazioni di calcolo. È incredibilmente stupida, ma molto, molto veloce. L'evoluzione dei computer moderni è iniziata nel regno della fantascienza. Non eravamo sicuri se avremmo trovato degli amici o dei servi o dei nemici, ma eravamo sicuri di poter costruire delle macchine dall'intelligenza quasi umana. Il primo computer elettronico multiuso, al pari della bomba atomica, fu un prodotto della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1944 alcuni ingegneri dell'Università della Pennsylvania costruirono un computer mostruoso per calcolare rapidamente le traiettorie dei proiettili di artiglieria. Per realizzarlo ci vollero ben 18.000 valvole termoioniche. Risultato? Una macchina pesante 30 tonnellate, poco più intelligente di una calcolatrice moderna. L'ENIAC impiegava migliaia di valvole termoioniche ed occupava un piano intero di un edificio della Moore School of Engineering di Filadelfia. Si racconta che quando accendevano l'ENIAC, tutte le lampadine di Filadelfia si affievolissero. Difatti consumava una spaventosa quantità di elettricità. L'ENIAC costò l'equivalente di 8 milioni di dollari e sapeva sommare centinaia di numeri al secondo. Ma se si voleva fare qualcosa di diverso dalle addizioni, bisognava riconfigurare l'intera macchina. John von Neumann, un matematico di Princeton, decise che era possibile dire ad un computer che cosa doveva fare senza doverlo cablare di nuovo per ogni singolo problema. Una delle invenzioni più importanti in campo informatico è da attribuirsi proprio a John von Neumann, il quale capì che nella stessa memoria si potevano immagazzinare sia il programma del computer sia i dati sui quali doveva agire il programma. Ciò comportò che le istruzioni venissero immagazzinate all'interno della memoria della macchina stessa. Una compagnia privata, la Remington Rand, acquistò i progetti per l'ENIAC e ribattezzò la sua versione UNIVAC. L'UNIVAC fu la prima macchina elettronica ad ottenere una vasta pubblicità quando fu in grado di prevedere in TV l'esito delle elezioni presidenziali americane del 1952. Negli anni 60 ci fu lo sviluppo del transistor e la messa a punto delle macchine a transistor. Tra queste, forse le più celebri sono quelle della serie dell'IBM 360, la prima famiglia di computer compatibili, un'intera serie di macchine che ebbe un grandissimo successo e che stabilirono gli standard in ambito informatico. Standard come, per esempio, un carattere che consiste di 8 cifre binarie o 8 bit per costituire un byte. L'avvento dell'IBM 360 creò questa standardizzazione. I ricercatori iniziarono anche a concentrare i loro sforzi sull'interfaccia tra l'uomo e la macchina. Adesso guardo il mio testo e... Douglas Engelbart è uno di quei pionieri che ha contribuito a forgiare il nostro presente. In quella che passò per una presentazione multimediale all'inizio degli anni 60, Engelbart introdusse un metodo nuovo di comunicare con il computer. Non so perché l'ho chiamato mouse. Non è carino. È iniziato per gioco.
ma poi il nome gli è rimasto. È una cosa interessante, ma a volte mi scoccia un po'. Dicono che ho inventato il mouse, ed è solo una delle tante cose che ho fatto. Ma non me la devo prendere. Il mouse lo conoscono tutti. Vi racconto come sono andate le cose. Questo buffo dispositivo è il primo mouse della storia. È fatto di legno. All'interno ci sono dei componenti metallici. Le parti più interessanti sono queste due rotelle. Una è orizzontale e l'altra è verticale. Se lo muovo di lato funziona una rotella, se lo muovo in avanti funziona l'altra. Il mouse che conosciamo oggi funziona grazie ad una sfera di movimento che aziona due ruote forate disposte ortogonalmente fra loro. Quando le ruote forate girano, le due fonti luminose brillano e producono un segnale elettrico che comunica al computer le nuove coordinate orizzontali e verticali del cursore. Ma ci sono mouse che funzionano solo con raggi di luce. Tutti davamo per scontato che quando la gente si sarebbe accorta di questa invenzione l'avrebbe utilizzata e le avrebbe dato un nome più dignitoso. È buffo che alla fine quel nome mouse, cioè topo, le sia rimasto. In seguito, Douglas Engelbart entrò a far parte della squadra incaricata di collegare i computer di quattro basi di ricerca diverse. L'ARPANET è la progenitrice di Internet. Venne creata dai militari con l'obiettivo di garantire agli scienziati e ai ricercatori una rete di comunicazioni sicura e veloce. Anche se non suscitò le emozioni di altri importanti eventi storici, la trasmissione del primo messaggio elettronico tra computer fu un enorme passo avanti verso l'era informatica. Il mio computer fu il secondo ad essere connesso ad ARPANET, che poi sarebbe diventata Internet. Ci penso e quasi mi emoziono. Ora ci sono centinaia di milioni di persone online e io, con il mio computer, sono stato il numero due. Ma non ci può essere una rete se c'è un solo computer. Due computer erano il primo stadio della futura rete. Ciò che rende possibile la comunicazione tra più sistemi informatici è una scatola che prende i segnali digitali del computer e li trasforma in segnali analogici che possono viaggiare sulla linea telefonica. Un modulatore-demodulatore di segnali, un modem, insomma. Questi modem sono in circolazione da molto tempo e permettono al nostro computer di comunicare con un altro computer attraverso una rete telefonica. Quando si parla di servizi online, si parla di una rete onnipresente, una rete a cui tutti possono accedere facilmente, una rete a cui ci si connette per arrivare a determinate informazioni. I progettisti di computer hanno sempre avuto questa idea di un mondo online che si connette ad enormi database o a programmi di istruzione. Internet non è stata la prima rete creata per connettere i computer online. All'inizio degli anni Ottanta, il presidente francese Valéry Giscard d'Estaing diede l'incarico ad un'equipe di esperti di lanciare la Francia nell'era informatica. A differenza di ARPANET, l'obiettivo dei transalpini era di progettare una rete commerciale. Il servizio telefonico francese distribuì gratuitamente milioni di terminali, i Minitel. Ma come altri nuovi media, il Minitel online attingeva le sue energie da temi classici tra i quali le fantasie sessuali. La popolarità di questa cosiddetta rete rosa crebbe rapidamente. Nel 1985 c'erano così tanti uomini e donne che chattavano in rete che il sistema andò in sovraccarico e si bloccò. Ma come per la maggior parte delle cose, anche l'interesse per il Minitel diminuì col passare degli anni. Credo che il successo in Francia di Minitel sia stato innescato dai servizi pratici che offriva, come quelli bancari, postali, gli acquisti in rete. Il Minitel veniva usato soprattutto per questo. Anche negli Stati Uniti, in altri paesi europei e poi nel resto del mondo, si è assistito ad una prodigiosa crescita dei servizi online. Ci sono centri commerciali virtuali, riviste, quotidiani, archivi, forum, tutto online. Ma la maggior parte del traffico è costituito dalla posta elettronica.
La posta elettronica, paradossalmente, è un ritorno al passato, cioè un ritorno alla scrittura, alle lettere. Nell'Ottocento non c'era il telefono e la comunicazione tra le persone avveniva proprio attraverso le lettere, i bigliettini. Nel Novecento arrivò il telefono, ma agli inizi era molto caro, in particolare se si trattava di una interurbana o di una internazionale, con la centralinista che dopo 3 minuti si intrometteva chiedendo raddoppia. E poi il telefono divenne di uso corrente, le lettere per dare notizie di sé, per parlare del più del meno, divennero sempre più rare. Con la email si è tornati a scrivere letterine e bigliettini, così come si fa del resto anche con gli SMS, con il vantaggio che questo tipo di messaggi rimane registrato. Sono messaggi anche molto poco costosi. Lo svantaggio è che una volta che l'indirizzo email è conosciuto, spesso arriva di tutto, arriva la pubblicità, offerte promozionali, proposte di vario tipo. Ed esistono oggi anche dei programmi che automaticamente li respingono. Ed è incredibile la quantità di messaggi che la gente oggi si scambia in tutto il mondo. La cosa si è evoluta nella più grande e più utilizzata rete non commerciale del mondo. Ha qualcosa di magico il fatto che milioni di persone possano comunicare fra loro inviandosi mail elettroniche grazie a un server, che poi è un computer che sta in uno sgabuzzino da qualche parte senza che nessuno ci badi. Il server adempie alle richieste dei personal computer della zona. E questo ha qualcosa di magico, e la popolarità di Internet lo testimonia. Quando mandiamo un messaggio su Internet, il nostro messaggio viene spezzettato in piccoli pacchetti, ciascuno con un indirizzo. Il pacchetto si unisce ad un fiume di altri pacchetti che vengono veicolati verso le relative sottoreti. E alla fine arriva alla stazione di ricezione che raccoglie tutto quello che le viene indirizzato. Internet inizialmente era nata come una rete di comunicazione militare negli anni della Guerra Fredda, quando uno dei problemi più sentiti era la minaccia di una guerra nucleare. Come riuscire a mantenere le comunicazioni anche in caso di attacco atomico? Questo era il problema. E quindi solo una rete molto flessibile, senza dei punti direttamente vulnerabili, poteva sperare di sopravvivere. E il concetto era il seguente. Se un messaggero deve portare una lettera da un punto all'altro del paese, per prima cosa prende per esempio l'autostrada, ma se l'autostrada a un certo punto è interrotta, devia sulla strada statale, se anche questa a un certo punto è interrotta, devia sulla provinciale e poi magari riprende la statale e così via. Analogamente, se una parte della rete veniva distrutta, i messaggi sarebbero comunque arrivati passando per i collegamenti ancora in funzione. Avrebbero percorso magari un cammino più lungo, ma sarebbero comunque arrivati. Dopo i militari, Internet, che all'epoca si chiamava ARPANET, divenne una cosa diversa, venne usata da università e da centri di ricerca. E questa sterminata rete di connessioni, permettendo di inserirsi nei percorsi più diversi, divenne anche un terreno di esplorazione per personaggi diventati famosi e anche tristemente famosi. I pionieri di questo strano e nuovo universo sono stati ricercatori e appassionati che fecero gruppo e si chiamarono hacker. Per loro le informazioni dovevano essere gratis per tutti e non commerciali. Vivevano senza leggi ed erano convinti che fosse giusto così. Schierati contro gli hacker,
c'erano gli esperti incaricati di vigilare sulla sicurezza dei sistemi informatici. Mark Abene, meglio noto nell'ambiente come Fiber Optic, è stato uno degli hacker storici più famosi degli Stati Uniti. Diversi anni fa finì in prigione per essere entrato in modo fraudolento nel sistema informatico della AT&T. Nel corso degli anni sono entrato nei sistemi di molte compagnie telefoniche. Si trattava di viaggi di esplorazione. Era divertente entrare nel sistema di commutazione delle compagnie per esplorarlo e per farsi un'idea d'insieme di come tutto sia interconnesso. Le compagnie telefoniche non apprezzarono l'intrusione. Una di loro dichiarò di aver speso $370,000 per rintracciare gli intrusi e riparare i danni. Allora, non era molto chiaro che cosa fosse legale e che cosa non lo fosse. Molte cose vennero ritenute illegali solamente in seguito. E l'illegalità, lo sappiamo, è arrivata ben presto attraverso l'uso del computer. Ogni volta che appare infatti una nuova tecnologia, lo sappiamo, c'è poi sempre qualcuno che scopre il modo di utilizzarla per fini illeciti. I reati compiuti grazie alle reti dei computer rappresentano oggi un nuovo campo d'indagine per reparti specializzati della polizia. Ad una prima impressione c'è da chiedersi cosa facciano due persone che vanno in giro in automobile per la città con un computer acceso, fermandosi di tanto in tanto. Apparentemente questo tipo di attività potrebbe sembrare innocua, se non per il fatto di agganciarsi a qualche rete internet senza fili e soprattutto priva di protezione, per poter navigare gratuitamente. Ma ormai le opportunità di navigare ad un costo contenuto non sono più un miraggio, e il fine potrebbe essere un altro. Se si considera che un pirata informatico può comprare dati bancari e numeri di carte di credito, questa attività che stiamo osservando inizia ad avere dei contorni ben diversi. Ad insaputa di un ignaro utente che sta facendo semplicemente delle ricerche via internet, utilizzando la sua rete Wi-Fi che però non si è preoccupato di proteggere con un'apposita password, si può usare la sua connessione per fare ad altri delle truffe online. Un modo per far sì che una volta scoperto il raggiro, la polizia si rechi dal titolare della linea e non dai malfattori, dato che è da quell'utenza che è partita la truffa. E non solo. In altri casi, con la stessa dinamica, potrebbe venire scaricato del materiale pedopornografico, che costituisce un crimine ben più grave. Crimine al quale è stata offerta inconsapevolmente una via d'accesso, senza rintracciabilità, se non quella di chi non c'entra nulla. L'epoca per certi aspetti più idealistica, dagli hacker degli albori della pirateria informatica alla Onel de Guzman, l'adolescente filippino che con il suo virus I Love You paralizzò anche i sistemi della Casa Bianca e del Pentagono in nome di un accesso ad internet gratuito, sembra del tutto tramontata per dare spazio a dei pirati che innanzitutto cercano il profitto economico. Ci troviamo nel Dipartimento della Polizia Postale dove si combattono i crimini e gli attacchi di questo tipo, che spesso possono partire da zone d'ombra all'interno di internet. Anche nella rete c'è la clandestinità. La clandestinità è rappresentata da quello che è definito il web profondo, cioè dove ci sono quei siti web, quelle chat, che non sono rintracciabili attraverso i normali motori di ricerca. Cioè è possibile rendere quasi invisibili alcuni siti, facendoli conoscere solo alle persone di un clan, ai cui dai le giuste indicazioni per raggiungerle. Questo tipo di struttura che cosa consente? Che viaggino informazioni magari di natura terroristica, viaggino informazioni di natura di ispirazione religiosa, di ispirazione anche settaria, di ispirazione razziale, mirata ad alcuni soggetti che possono accedere a quelle informazioni in maniera riservata. Aerei, treni, sistemi di trasporto vengono sempre più regolati nella loro gestione attraverso la rete internet. Questo significa che è un obiettivo sensibile. Gli hacker a sfondo terroristico hanno sempre la mira di colpire queste strutture di gestione di comunicazione. Perché? Perché oggi l'immobilizzazione del trasporto è un evento significativo in un paese, in una città. Lì li informiamo, li allertiamo affinché immediatamente salgano i livelli di difesa. Ma tornando alla dimensione privata, quella dell'utente normale, com'è possibile difendersi?
Considerando il fatto che ormai è possibile effettuare molti acquisti, operazioni bancarie e pagamenti di utenze online, comodamente seduti a casa ed evitando file agli sportelli, è fondamentale però assicurare un buon livello di protezione al nostro computer, dotandolo di un antivirus aggiornato. Ci deve essere sempre una proporzione tra l'importanza dei dati contenuti e i sistemi di difesa informatici. Basti pensare ai dati sensibili che può contenere il computer di uno studio di un commercialista. Non difeso appropriatamente, naturalmente, se violato porterebbe all'esterno dati importantissimi. Ciò avviene anche in casa. Se io gestisco un conto corrente online, devo difenderlo. Se su quel computer mio figlio scarica la musica, magari, all'interno dei file musicali, ormai gli hacker mettono dei virus, dei troiani, che una volta entrati nel computer effettuano una sorta di perquisizione al computer, identificando e catalogando i dati sensibili, ad esempio quelli di un conto corrente, e in automatico alla connessione successiva li mandano a un destinatario all'estero che mezz'ora dopo li utilizzerà. Particolare attenzione va posta negli acquisti realizzati con le carte di credito da effettuare su siti ben collaudati e che offrono dei riferimenti di rintracciabilità come indirizzo e numeri di telefono per qualsiasi riscontro diretto. Cambiare strada ed avventurarsi in acquisti su siti che presentano poche garanzie potrebbe farci pagare cara la sensazione di aver fatto un affare, finendo con l'avere la carta di credito clonata e con i relativi addebiti sul nostro conto. Le insidie però possono arrivare anche attraverso la posta elettronica. Se ad esempio riceviamo un'email dalla nostra banca che ci chiede di andare sul suo sito per digitare i nostri dati, accampando motivi di sicurezza, è bene diffidare. Il sito potrebbe essere falso, seppure identico a quello del vostro istituto di credito, e creato per carpire le nostre coordinate bancarie. In questo caso è bene chiedere conferma alla propria banca e segnalarlo agli agenti del commissariato online all'indirizzo www.commissariatodps.it, accedendo al servizio di sicurezza telematica, descrivendo il tipo di raggiro che è stato tentato nei vostri confronti, oltre a qualsiasi altro tipo di segnalazione che riguardi movimenti illegali e sospetti nella rete. Un agente risponderà alla vostra segnalazione una volta che l'avrete spedita. Ma uno dei campi dove Internet è divenuto un luogo dove combattere un'aspra battaglia è quello della pedofilia e della pedopornografia. Le chat, gruppi di conversazione online, sono luoghi dove si può incontrare chiunque. Un bambino da solo al computer può essere contattato non solo dai suoi coetanei in cerca di amicizia e di svago, ma anche da chi, più grande di lui, utilizzando un linguaggio infantile e accattivante, può avere ben altri fini. In questo caso il confronto è molto spesso impari. Nelle mosse di questa partita a scacchi, giocata all'inizio sul web, chi ha più strumenti di coercizione psicologica nei confronti del bambino è senz'altro il pedofilo online, che in buona parte appartiene alla fascia d'età tra i 20 e i 40 anni, con un livello di estrazione sociale e di istruzione medio-alto, sfatando quindi il preconcetto del pedofilo come un signore anziano isolato dalla società. Giocando su dinamiche di complicità, lo scopo principale è quello di avere delle foto del bambino nudo e successivamente di ottenere anche un incontro. Su questo versante la Polizia Postale Italiana, considerata tra le migliori a livello internazionale nelle tecniche per opporsi a questo tipo di attività, sia nel monitoraggio dei siti, sia nell'azione diretta sulla rete, combatte quotidianamente la sua lotta contro il cybercrimine. Fin dalla partenza di questa lotta, noi come Polizia abbiamo degli strumenti di assoluta efficienza, che sono quelli che ci consentono di stare nella rete in sottocopertura. Nel senso che noi stiamo in tutti i servizi della rete non a fare provocazione, ma a dialogare, per così dire, sia con i minori che dobbiamo salvaguardare, osservando il loro comportamento per preservarli, e sia con i potenziali pedofili. L'agente sotto copertura prende quindi l'identità del bambino una volta che questo è sconnesso dalla rete, per anticipare le mosse successive del pedofilo, che continuerà a parlare con lui convinto di interloquire con il bambino, palesando così le sue intenzioni, questa volta però direttamente alla polizia. Ma questo tipo di battaglia va combattuta su tutti i versanti che la tecnologia offre, purtroppo, anche a chi ne vuole fare un uso criminoso. È anche molto frequente che il pedofilo online digiti numeri a caso, e quando incontra una voce
della potenziale vittima, la voce di un bambino, comincia a intrattenere il rapporto sempre più confidenziale fino a promettere anche ricariche del cellulare per ottenere in cambio materiale. Il mercato, come tutti i mercati, ha una domanda e un'offerta, quindi ogni click alimenta la produzione di materiale. E poi una riflessione importante è anche questa, bisogna tenere presente che le immagini, una volta che sono immesse nella rete, revittimizzano lo stesso minore abusato, che viene a sua volta di nuovo violato nella sua immagine e magari perennemente, perché le immagini circolano nella rete per tempi indefiniti. Gli agenti, una volta chiuso il cerchio su chi sfrutta la rete per avere foto o adescare i bambini, procedono all'arresto. Ma per i genitori resta la precauzione di non lasciare un bambino da solo nella sua stanzetta con tutto l'universo possibile che gli si presenta su internet. E forse la collocazione del computer in uno spazio comune della casa e un po' più di dialogo su quanto avviene nella rete possono essere dei consigli utili per evitare di rimanerne intrappolati. Le compagnie informatiche stanno creando un villaggio globale interattivo connesso da fibre ottiche digitali ultraveloci. Un gran numero di industrie diverse sta facendo progressi straordinari nel campo della comunicazione dei dati. Il motore di questo business è senza dubbio la tecnologia digitale, perché per la prima volta nella storia è stato possibile realizzare un unico canale per le trasmissioni video e dati. E si tratta di un canale a banda larga. Oggi nelle nostre case internet arriva via cavo telefonico. E grazie a quel cavo facciamo di tutto. Riceviamo e inviamo video. I nipotini possono inviare alla nonna i propri filmati fatti a scuola. È una seconda rivoluzione informatica. Una rivoluzione che ha allargato i nostri orizzonti creativi e il nostro accesso al mondo. Ma anche se non tutti condividono questo punto di vista, credo che siamo tutti d'accordo nell'affermare che è stato un cambiamento spettacolare. I progettisti informatici migliorano di continuo l'interazione uomo-macchina. Il loro obiettivo è di far entrare gli utenti in uno spazio informatico che abbia tutte le caratteristiche di uno spazio tridimensionale. Alcuni esperimenti sono stati condotti anche in Italia. Il progetto nasce dalla collaborazione di vari istituti, tra i quali la Fondazione Santa Lucia e le Università Sant'Anna di Pisa, della Sapienza e di Roma Tor Vergata. Al professor Fabio Babiloni spetta il compito di coordinare le molteplici competenze del gruppo. La loro missione è trovare il modo per permettere al cervello umano di comunicare con un computer. Questo ramo della scienza si chiama Brain Computer Interface, ossia interfaccia tra cervello e computer. Il primo problema, e forse anche il più complesso, è quello di estrarre dal cervello umano le informazioni giuste. Gli elettrodi rilevano direttamente dalla scatola cranica l'attività elettrica del cervello. Ma ciò che arriva è un gigantesco rumore di fondo prodotto dal lavoro di miliardi di sinapsi. Il problema è quello di riuscire a estrarre da questo brusio di fondo la voce che interessa, la voce del comando che interessa. Un po' come effettivamente nella sala di un party in cui tutte le persone parlano contemporaneamente, riuscire a isolare esattamente la voce di una persona che ci interessa. Per aggirare il problema, i ricercatori hanno escogitato una soluzione ingegnosa. Sanno che il nostro cervello, ogni volta che vede l'oggetto che desidera, reagisce in modo istintivo. Esattamente 300 millisecondi dopo averlo visto, emette un'onda particolare, l'onda P300. Ecco allora che al paziente basterà concentrarsi sull'azione che vuole compiere, ad esempio aprire una porta, e aspettare che l'icona della serratura compaia sullo schermo,
perché il suo cervello emetta 300 millisecondi più tardi l'onda P300. Il computer la riconosce e conferma che la scelta fatta è di aprire la porta. Concentrandosi, il volontario riesce a rispondere al telefono, chiudere la conversazione, accendere e spegnere la luce e virtualmente qualunque altra operazione sia stata preimpostata sul computer. La ricerca condotta sulle forme di comunicazione cervello-computer non si è limitata solo ad esplorare questa strada. I ricercatori hanno aperto anche un altro canale di comunicazione. Concentrandoti o sull'immaginazione del movimento delle tue mani o sull'immaginazione del movimento dei tuoi piedi, riuscirai a far spostare il cursore verso l'alto o verso il basso. In questo esperimento, il soggetto deve dirigere il cursore verso il target rosso. Attraverso un processo lungo e laborioso, il cervello e il computer imparano a conoscersi. Noi non siamo nati per controllare le nostre onde elettroencefalografiche, le nostre onde elettriche cerebrali. Noi quello che facciamo, che chiediamo agli nostri soggetti, è di imparare a modificare i pattern, come li chiamiamo noi, comunque la configurazione delle proprie onde elettroencefalografiche. Cervello e computer sono ora in grado di comunicare tra loro. Si tratta di un modo ancora estremamente rudimentale, ma è l'inizio che tutti sognavano per poter applicare queste tecniche al prototipo di braccio robotizzato, messo a punto dagli ingegneri del polo tecnologico del Sant'Anna, a Pisa. L'esperienza fatta a Roma viene ora applicata alla mano. Sullo schermo ci sono vari tipi di prese possibili che la mano ha imparato a compiere con delicatezza e precisione. Una pallina di vetro per l'albero di Natale. Un CD. Una bottiglia di plastica. Come prima presa selezionerai la presa della bottiglia e la intervallerai. Il paziente deve ora concentrarsi sullo schermo. Appena l'icona della presa della bottiglia apparirà, il suo cervello emetterà l'onda P300. Il computer registrerà la scelta fatta e la mano robot eseguirà il suo compito. Il passo successivo è quello di sostituire le icone sullo schermo con altrettanti sensori vibranti posti in zone diverse del corpo. Funzionino, che si sentano le vibrazioni, le posizioni sono corrette. Dopo un periodo di adattamento necessario ad abituarsi ai nuovi segnali, il braccio robotizzato comincia a rispondere a dovere. Vogliamo arrivare a dare la possibilità a una persona che ha avuto una lesione spinale di camminare un'altra volta, di manipolare un'altra volta, dopo con un sistema artificiale. Quindi il nostro obiettivo è quello. Non ci arriveremo probabilmente in mesi, forse in qualche decina di anni arriveremo a fare tutto quanto, però insomma io sono ottimista perché vedo che i risultati cominciano ad arrivare dopo anni di fatiche. Luca, a conclusione dimostrami cosa sai fare con la tua mano e imita esattamente quello che fa la mia. Per concludere, abbiamo voluto metterlo alla prova chiedendogli di muovere con la mente le dita a comando. Ottimo. Riapri. Chiudi le quattro dita. E per finire fammi un bel pugno. Sono sicuro che col passare del tempo capiremo meglio come funziona la nostra mente. E per me, la mente è ciò che fa il cervello. Quindi, ciò che conta è capire quello che fa il cervello. A quel punto potremo collegarci. E secondo me, gli esseri umani non vedono l'ora di poter aggiungere quegli optional nella loro testa o dovunque vogliano aggiungerli per aumentare la loro potenza.
Non c'è stato alcun problema ad aggiungere questo piccolo optional sul nostro naso per poterci vedere meglio. E così verrà il giorno in cui faremo qualche aggiunta al nostro cervello per poter pensare meglio. Marvin Minsky non è uno scrittore di fantascienza. È stato un rispettato professore dell'MIT. Viene considerato uno dei padri dell'intelligenza artificiale e ha passato anni ad immaginare come far pensare le macchine. Un PC può essere programmato per eseguire un certo tipo di calcoli o un certo tipo di procedimenti ragionati che una persona non potrebbe fare. Prendiamo ad esempio un computer portatile. Per quanto ne sappiamo, col programma giusto potrebbe diventare una persona. L'impresa è ardua. Il cervello umano nasce con alcuni programmi già installati, ma in larga misura si autoprogramma in corsa. Apprende dal mondo esterno. Alcuni progettisti stanno costruendo computer in grado di imparare dall'esperienza. Ma ancora non basta. Forse HAL, il computer troppo intelligente del famoso film di Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio, rimarrà ancora per molto tempo un sogno della fantascienza. Sorry about this. I know it's a bit silly. But there are some extremely odd things about this mission. How do you mean? È probabile che la vera intelligenza artificiale non si comporterà come i computer che conosciamo. Perhaps I'm just projecting my own concern about it. Rotate teapot, please help. There isn't a single aspect of ship operations that's not under his control. If he were proven to be malfunctioning, I wouldn't see how he'd have any choice but disconnection. Dave, stop. I'm afraid, Dave. My mind is going. I can feel it. Sarà davvero molto emozionante quando impareremo a fabbricare macchine in grado di pensare. Alcune penseranno come noi e altre in modo diverso. Per il professor Minsky, l'idea delle macchine pensanti è semplicemente il prossimo passo nell'evoluzione umana. Ma per il momento l'intelligenza artificiale si dedica soprattutto a risolvere, ad esempio, il problema di come riuscire a fare orientare un robot nello spazio a tre dimensioni o fargli capire comandi vocali. Siamo all'AIST, l'Istituto Giapponese di Scienza e Tecnologie Avanzate, uno dei centri più prestigiosi dove sono stati realizzati numerosi robot umanoidi. Vi presentiamo uno di loro, denominato H7. È pensabile che fra qualche anno queste complicate macchine possano trasformarsi in maggiordomi capaci di svolgere le più umili mansioni domestiche? Come spazzare, spolverare, rifare i letti o rimettere in ordine un appartamento o una casa di riposo? Vediamo intanto cosa sanno fare oggi. Innanzitutto sanno stare in piedi e camminare molto disinvoltamente, un'impresa non semplicissima. H7 ha compiuto varie evoluzioni davanti alla nostra telecamera per dimostrare le sue inclinazioni acrobatiche. In questo caso era però manovrato, teleguidato dal professore che l'ha costruito. Cosa può fare da solo senza suggerimenti dall'esterno? H7 è dotato di un sistema di visione tridimensionale e di intelligenza artificiale che lo può dirigere fra vari ostacoli, come ci mostrano queste immagini. In queste altre riprese lo vediamo passare sotto un arco, con successo anche in questo caso. Nonostante la figura goffa, H7 può persino salire alcuni gradini. La sua mano è in grado di afferrare diversi oggetti, come una bottiglia, e spostarli da una parte all'altra. E naturalmente tutti gli ordini può riceverli direttamente a voce, poiché capisce qualche parola. Fra quanto tempo questi robot potrebbero veramente trasformarsi da splendidi giocattoli ipertecnologici in utili collaboratori domestici?
È certo che la sua evoluzione procederà per gradi. Speriamo che entro 5-10 anni possa essere utilizzato dentro casa per compiti relativamente semplici. Contiamo inoltre che possa uscire sul mercato entro 5 anni, ad esempio per sorvegliare o ispezionare fabbriche e luoghi di lavoro. Un altro progetto, meno spettacolare ma forse più utile, è realizzabile. Queste stanze sono cosparse di sensori a ultrasuoni gestiti da sofisticati programmi, con i quali è possibile seguire sia le azioni di chi si trova nella stanza, sia la collocazione degli oggetti e dei loro spostamenti. È un sistema, ad esempio, che in una casa di riposo può individuare comportamenti a rischio, come quello che abbiamo simulato con questo ragazzo. Un anziano, senza alcun aiuto, tenta di trasferirsi dal letto alla sedia a rotelle. Ma le stanze intelligenti possono avere anche altre funzioni. Ad esempio ricordare all'anziano smemorato che non si è lavato, che non ha preso la medicina o che non ha ancora mangiato. Per il futuro, insomma, l'intelligenza artificiale sta progettando automi o sistemi che ci sorveglino. La paura che le macchine possano diventare più intelligenti di noi e sostituirci è un tema da fantascienza. La realtà futura potrebbe, se tutto va bene, offrirci dei servizievoli maggiordomi. Effettivamente è curioso che sistemi robotizzati così intelligenti, che sono programmati per realizzare cose straordinarie, che vanno ad esempio su Marte, esplorano la superficie, prelevano campioni, li analizzano, inviano i dati a terra, eccetera, non siano capaci di rifare un letto. Certamente è una cosa che si farà in futuro, ma soltanto quando rifare il letto a macchina costerà meno di farlo a mano. Bene, chiudiamo qui questa puntata molto ricca di spunti e di informazioni, con la consapevolezza che siamo soltanto agli inizi di questa rivoluzione informatica. Se si pensa che tutto ciò è avvenuto nell'arco soltanto di qualche decennio, con una accelerazione crescente, è probabile che molte altre cose straordinarie si svilupperanno nei prossimi decenni, per non parlare di un futuro più lontano. Chi è giovane oggi avrà ancora molte cose da scoprire. Ci vediamo la prossima volta. Thank you.